siamo sullo spazzamare Ippocampo, che dopo 3 anni di sosta in attività è diventato finalmente operativo. L'amministrazione a guida De Magistris si è impegnata molto ed ha lavorato fin qui per riportare questo importante strumento che riduce l'inquinamento superficiale degli specchi acquei. Naturalmente sarà un'attività che incrementeremo con una pianificazione ed una programmazione per una costante tutela e presidio della risorsa blu. Oggi è una giornata particolare perché abbiamo raccolto tre fusti che si sono staccati dai mitili, l'allevamento dei mitili. Questo perché praticamente il mare molte volte li porta alla deriva e noi li raccogliamo e cerchiamo di individuarli perché rappresentano un pericolo per la navigazione, in quanto soprattutto se semisommersi, come in questo caso, una barca veloce o mediamente veloce, non vedendoli, può causare avaria. Abbiamo, con non pochi sforzi sia per le risorse umane e il costante esodo del pensionamento e per rintracciare le risorse necessarie per la manutenzione, il rimessaggio, le certificazioni, le dotazioni di bordo e tutte quelle attività necessarie per riavere il natante operativo sul mare, ma ce l'abbiamo fatta e quindi Napoli con l'amministrazione De Magistris raddoppia. 2 sono i mezzi a servizio della tutela mare, il Fortovo gommone che naturalmente si occupa di monitoraggio delle aste pluviali e la pulizia degli specchi acquei appunto sul spazzamare.